Cos'è l'immunoterapia? Finora il cancro è stato trattato con la chirurgia e con trattamenti curativi come la radioterapia e la chemioterapia. Recentemente sono stati aggiunti alla lotta contro il cancro due nuovi tipi di trattamento: l'immunoterapia e la medicina di precisione, terapia mirata. Questi ultimi sono spesso associati ai trattamenti curativi e alla chirurgia. Qual è il principio dell'immunoterapia? Sono trattamenti che modificano e stimolano le difese naturali del paziente in modo che queste riconoscano le cellule tumorali, chiamate anche cellule cancerose, e le eliminino. Infatti, il nostro corpo ha un proprio sistema di difesa naturale, che conosce la differenza tra le cellule sane, le self, e le cellule estranee, invasori pericolosi, le non-self. Questo sistema naturale è il nostro sistema immunitario. È la polizia del nostro corpo. Lo sorveglia e quando percepisce un problema interviene per eliminarlo. Per capire l'immunoterapia bisogna sapere un po' come funziona il sistema immunitario. Prima di tutto, bisogna sapere che è composto da diversi tipi di cellule, tra cui le cellule killer T, i macrofagi, le cellule APC, Antigen Presenting Cells, cellule che presentano l'antigene, che sono i controllori di identità, e molte altre ancora. Queste controllori APC pattugliano il nostro corpo alla ricerca di intrusi, di non-self. Funzionano così: ispezionano le cellule sospette. Quando rilevano degli intrusi, fanno scattare l'allarme, moltiplicando le cellule T-killer che bloccano gli intrusi e le eliminano in modo che non possano svilupparsi e causare malattie. Se il sistema funziona bene, attacca solo gli intrusi e causa poco disturbo alle cellule self dell'organismo. Le cellule tumorali provengono dall'individuo che è malato, quindi sono molto simili alle nostre cellule normali. Sono cellule di un self alterato. Ed è perché sono così simili che le cellule che ci difendono ne identificano molte come parte del self, mentre in realtà fanno parte di un self alterato. E quindi diventa difficile creare e usare trattamenti che porterebbero solo all'eliminazione di queste cellule tumorali senza toccare le cellule sane. Questo è un obiettivo dell'immunoterapia. È importante sapere che ci sono molti tipi diversi di immunoterapia. Esistono degli effetti secondari. In alcuni pazienti e per alcuni tipi di cancro c'è il rischio che il sistema immunitario attacchi le cellule sane del self. D'altra parte, si è scoperto che l'immunoterapia è efficace solo contro un certo numero di tumori e in certe pazienti, uno su quattro al momento. Le sperimentazioni cliniche sono necessarie per gestire l'uso di future vie di immunoterapia associate o meno ad altri trattamenti. Questi trattamenti di immunoterapia sono anche molto specifici per ogni paziente. Tra le piste di studio ci sono il miglioramento dei risultati ottenuti utilizzando la sola immunoterapia come trattamento, l'associazione con diverse terapie come radioterapia, chemioterapia associata a terapia ormonale e le loro sinergie. Una migliore conoscenza del sistema immunitario del paziente. È importante notare che nei bambini e negli adolescenti il sistema immunitario è in una fase specifica di sviluppo e non è quella di un adulto. Le ricerche devono quindi essere diverse. In sintesi, l'immunoterapia è un insieme di trattamenti che utilizza il nostro sistema immunitario per combattere il cancro. Questi trattamenti sono combinati con altre terapie. È un approccio terapeutico promettente, ma non funziona per tutti i pazienti e per tutti i tumori. Ci possono essere effetti collaterali significativi. Richiede quindi una grande quantità di ricerche supplementari, in particolare e soprattutto nel caso dei tumori pediatrici. Gli anticorpi monoclonali. Gli anticorpi sono molecole della famiglia delle proteine e hanno la forma di Y. Il nostro corpo ne produce miliardi di tutti i tipi e ogni tipo è associato a un'azione speciale. Se un anticorpo trova il suo bersaglio,
vi si attacca. In alcuni casi invia un segnale al sistema immunitario per provocarne la reazione. La reazione può essere una richiesta di intervento inviata alle cellule affinché distruggano l'intruso riconosciuto. Oggi in laboratorio sappiamo come creare anticorpi che svolgono un'unica azione specifica. Sappiamo anche come moltiplicare questi anticorpi in grandi quantità. Si tratta degli anticorpi monoclonali. Mono per una sola azione e clone perché li moltiplichiamo in modo identico. Le cellule tumorali si proteggono dalle cellule T-killer rallentando o bloccando i loro attacchi. Sono dei meccanismi immunosoppressivi. Sopprimono la difesa del sistema immunitario. Ecco un esempio di blocco. Possono innescare il programma PD-1 delle cellule T. Cos'è il PD-1? È un programma che disattiva le cellule T. Normalmente questo programma è un punto di controllo per il nostro sistema immunitario. Permette di fermare le cellule T in modo che non scatenino malattie autoimmuni, ovvero contro le nostre stesse cellule. Affinché le cellule T siano efficaci contro le cellule tumorali, il loro attacco non deve essere bloccato o rallentato dalle cellule tumorali. Per aiutarle, si possono usare due anticorpi monoclonali, uno che protegge l'innesco del programma PD-1 e un altro che impedisce alla cellula tumorale di agire. Dobbiamo rimuovere quel blocco per attaccare meglio il tumore. I medici dicono: dobbiamo rimuovere l'inibizione del sistema immunitario contro il tumore. I ricercatori hanno identificato diversi anticorpi che attivano o bloccano diversi programmi per stimolare le nostre cellule. Ora dobbiamo scoprire come usarli efficacemente. Anticorpi bispecifici. L'anticorpo bispecifico viene creato in laboratorio. È una specie di legame che si costruisce con due ganci su entrambi i lati. Un lato si attacca a una cellula cancerosa e l'altro lato si attacca a una cellula killer. Una volta in posizione, questo legame permette di avviare delle azioni che eliminano le cellule cancerose, come il richiamo di altre cellule killer e il rilascio di un prodotto che uccide la cellula cancerosa. Questa tecnica ha buoni risultati per alcuni tumori del sangue e sono in corso delle ricerche su diverse combinazioni di punti di aggancio. Parliamo di CAR T-cells, un acronimo che significa Chimeric Antigen Receptor T-cell, cellula T con recettore dell'antigene chimerico. Il suo utilizzo costituisce un'altra tecnica per trattare il cancro. Il principio consiste nel modificare geneticamente le cellule. Questa modifica è ciò che si chiama chimera, in riferimento all'animale fantastico che risulta da una combinazione di animali diversi. In pratica, viene aggiunto artificialmente un elemento supplementare a una cellula esistente. Per questa terapia è necessario innanzitutto prelevare dalla persona malata le cellule dei linfociti T, note anche come cellule T-killer. Sono poi modificate in laboratorio. Si tratta di cellule che appartengono solo a quella persona e quindi ogni cellula T-CAR prodotta sarà molto specifica. L'elemento aggiunto è selezionato in base alla malattia e all'obiettivo. Per esempio, per i linfomi viene preso di mira l'antigen CD19 delle cellule tumorali, mentre per altre malattie verrà scelto un altro elemento. Questo elemento è un anticorpo monoclonale. Il suo bersaglio è l'antigen CD19 che gli è complementare, come una chiave che apre una sola serratura. Per aggiungere questa nuova arma, viene modificato il codice genetico della cellula, un po' come si aggiorna il programma di un computer. Questo anticorpo monoclonale aggiunto agirà come un arpione intelligente che riconosce e si attacca a un bersaglio specifico. Ed ecco fatto, una supercellula killer. Si moltiplicano e poi vengono iniettati nel paziente. Per alcuni pazienti leucemici, l'uso della cellula T-CAR dà ottimi risultati. Questo super arpione intelligente permette alle nuove cellule T di trovare direttamente le cellule tumorali, allertare altre cellule T e distruggere le cellule riconosciute. Vaccinazione terapeutica. I vaccini possono essere usati per trattare il cancro. Quindi sì,
Questo può sembrare strano perché di solito si usa un vaccino per non ammalarsi, a scopo preventivo. Questo tipo di vaccino esiste per alcuni tumori, tra cui il cancro al collo dell'utero e altri 7 tumori. Tutti sono causati da virus chiamati HPV o papillomavirus umani che infettano le cellule e causano il cancro. Nell'immunoterapia useremo il principio della vaccinazione per trattare il cancro durante la malattia, a scopo terapeutico. Le cellule tumorali provengono dall'individuo che è malato, dal self. Sono quindi del self alterato, molto simile al self. Il sistema immunitario le tollera e a volte ha difficoltà a identificarle. Dobbiamo fargli riconoscere l'obiettivo giusto e educarlo. Allora forza, si torna a scuola! Qualunque sia la malattia, il principio della vaccinazione è sempre lo stesso. Educare il suo sistema immunitario perché impari a colpire efficacemente le cellule tumorali. In primo luogo, riconoscere il bersaglio, l'antigene della cellula tumorale. Poi, addestrare le nostre cellule ad avere l'anticorpo giusto, l'arpione intelligente per colpire quell'antigene. Yes, siamo pronti! Per educare il nostro sistema immunitario a riconoscere il bersaglio da attaccare, esistono diverse strategie e tecniche di vaccinazione, che si tratti di tumori o di altre malattie. Thank you.